Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas è anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore. Una buona serata, ben ritrovati a microfono aperto, un appuntamento che dedichiamo volentieri ad Andorra. Ci siamo occupati tante volte di questa cittadina costiera vicinissima al territorio imperiese, in una provincia di Savona nella quale spiccano le località turistiche, Andorra sicuramente tra queste. Ne parliamo con il sindaco Mauro De Michelis, benvenuto nei nostri studi. Buonasera sindaco. Sindaco da due mesi ormai. Da due mesi, quindi un momento di qualche primo bilancio, soprattutto sulle sensazioni, sull'approccio con questo comune di Andorra, amministrazione decisamente totalmente nuova, sindaco anche giovane, mi consente di dire, sì. Anche perché sennò mi darei la zappa sui piedi da solo, però c'è dinamismo, c'è voglia di fare, ecco. Primo impatto che ci ha colpito un po', la prima decisione, proprio appena entrato in comune, togliere le porte all'ingresso. La battuta è stata: comune aperto a tutti, aperto ai cittadini. Sì, l'abbiamo detto tante volte in campagna elettorale, noi volevamo essere molto vicini ai cittadini, metterci tutti a completa disposizione dei cittadini, e volevamo proprio fare questo atto, che è un atto tutto sommato formale, ma che toglieva queste fastidiose porte che creavano un muro, un filtro fra i cittadini e l'amministrazione. Togliendo queste porte e mettendo invece al piano terra delle persone ad accogliere i cittadini con le loro eventuali esigenze, abbiamo risolto due problemi. Il primo, che abbiamo avvicinato l'ente alla città e ai cittadini; il secondo, che le persone trovano già tantissime risposte al piano terra e non hanno bisogno di salire sui piani alti, quindi anche creando le condizioni affinché gli uffici potranno anche in futuro lavorare meglio. Ecco sindaco, è notorio che ahimè tutti i comuni hanno delle difficoltà, ci sono i tagli, si continuano a chiedere sacrifici, questo è il termine, e vengono chiesti soprattutto ai piccoli comuni che già con difficoltà appunto vanno avanti nella loro attività. Al di là di togliere le porte, poi due mesi sono un termine molto limitato, ci mancherebbe, però voi avete già comunque dato un po' un'impronta, l'idea di quella che è la vostra linea amministrativa, di quello che volete fare. Altri passaggi quali sono stati qualificanti, possiamo dire, ripeto, considerati due mesi non sono certo un tempo enorme. Ma noi abbiamo cercato già da subito di improntare una città, un orientamento al turismo di qualità, a un commercio, quindi abbiamo cercato di spostare tutte le nostre forze a migliorare questi aspetti, soprattutto il turismo. Noi cerchiamo un turismo di qualità, che non vuol dire che il turismo che c'è ora non va bene, anzi, ancora grazie che c'è e lo accogliamo nel miglior modo possibile, ma noi cerchiamo un turismo di qualità, un turismo che possa venire ad Andorra, spendere, vedere le nostre bellezze e fruire di tutti i nostri servizi. Noi abbiamo un comune che è quasi 8.000, costituito da quasi 8.000 residenti, ma con tutti i problemi dei 60-70.000 cittadini che frequentano soprattutto nella stagione estiva e nei momenti di ponte, quindi Natale a Pasqua, quindi con tutto quello che ne consegue. Noi vogliamo arrivare lì. Ecco, turismo di qualità significa anche in un certo modo regolamentare un po' quello che è il commercio, la situazione sulle spiagge. Certo. L'abusivismo commerciale, ahimè, è un fenomeno che non è che riguarda Andorra, è diffuso, ci sono situazioni a volte di disagio. In quest'ambito lei si è rivolto anche direttamente alla Guardia di Finanza, perché abbiamo notizie della cronaca che ci parlano di questo, di un blitz ad Andorra. Sì, noi abbiamo concordato con la prefettura
due ordinanze, in particolare una sull'accattonaggio, ma soprattutto una contro l'abusivismo commerciale. Abbiamo concordato col prefetto tutta una serie di iniziative che potessero aiutarci a risolvere questo problema, che è un problema che è vero hanno gli altri comuni, ma noi ad Andorra lo soffriamo un po' di più, perché purtroppo abbiamo una situazione in un'area centro città che è un po' diventata l'accampamento di soprattutto di notte di queste persone, e c'era assolutamente bisogno di intervenire per cercare di delineare, tracciare una linea che non potesse essere superata. L'abusivismo commerciale è un problema generalizzato, noi non dobbiamo aggiungere problemi al problema generale dell'abusivismo commerciale, anche perché è corretto che la Guardia di Finanza vada a svolgere il suo lavoro sulle attività commerciali, ma solo dopo che ha svolto anche il suo lavoro contro l'abusivismo commerciale. Quindi la Prefettura ha accolto in pieno la nostra ordinanza e la Guardia di Finanza autonomamente ha fatto la scelta di fare delle verifiche, e poi a seguito di una serie di verifiche ha effettuato, chiamiamolo pure un blitz, dove ha riscontrato che c'era un grosso problema di merce contraffatta, ha sequestrato molta roba, ha individuato alcuni soggetti che in qualche modo gestivano questo traffico, e devo dire che da quando è stato svolto questo blitz non va bene, ma comunque abbiamo dato un bel colpo anche d'immagine sul turismo della nostra città. Io credo che i nostri sia residenti che turisti ne avranno un beneficio di questo. Lei ha parlato però anche di mettere gli agenti della Polizia Municipale poi a controllare, sì, anche in calzoncini eventualmente. Sì, questo è stato fatto anche in altri, sì, comuni. È stato fatto. Noi a Andorra abbiamo i parcheggi gratuiti, li manterremo gratuiti. È chiaro che i vigili urbani hanno un compito di far rispettare le zone disco, soprattutto perché se i parcheggi, certo, non sono a pagamento, è chiaro che ci devono essere delle zone disco, anche perché se no non abbiamo il ricambio dei mezzi, sì, sui parcheggi. Per comodità si sa, mettiamo la macchina in un posto, ce la lasciamo tutto, esatto, il giorno, magari usiamo uno scooter, quindi ci rimane tutta la stagione estiva con la macchina ferma lì. Esatto. Ma noi abbiamo anche inteso provare a portare questi vigili urbani, Polizia Municipale, che sta facendo un ottimo lavoro, sul territorio nella zona mare, proprio per cercare di essere più vicini al cittadino e cercare di aiutare proprio i nostri turisti e i nostri residenti a risolvere questi problemi che a volte si creano. Ci sono ad esempio dei pullman di turisti che vengono ad Andorra si posizionano in certe aree della nostra città creando tutta una serie di disagi che ora non sto a spiegare, ma comunque creano tutta una serie di disagi. È opportuno che la Polizia Municipale faccia un presidio costante di queste zone. Ho visto che ci sono stati esiti abbastanza positivi, quindi sicuramente continueremo in questo senso, anche perché se spendiamo molti soldi sul verde pubblico, sulla bellezza della nostra città, è opportuno che tutti rispettino quelle regole basi, che sono le regole di consuetudine, di buone, certo, norme, di buon senso, che tutti devono rispettare in qualsiasi ambiente che frequentano. E beh, certo, anche perché c'è turista e turista, e comunque non, chiaro, si può consentire ai turisti di fare quello che vogliono perché, certo, vengono da noi. Le regole valgono per tutti. Abbiamo parlato lei soprattutto di zona a mare, beh, ovvio, Andorra, se pensiamo all'estate ovviamente ci vengono in mente le spiagge di Andorra, però Andorra, come tanta parte del nostro territorio costiero, è anche molto bella nell'immediato retroterra, possiamo dire, quello che si affaccia proprio davanti al mare. Arrivando dal mare ci sono delle colline stupende. Avete anche delle frazioni, avete dei borghi. È quello che noi vogliamo fare. Noi vorremmo cercare di creare un turismo che sia un turismo in tutto l'anno. Sappiamo benissimo che il turismo della stagione estiva non è il turismo della stagione invernale. Il turismo della stagione estiva cerca questo: spiaggia, acqua, sabbia, certo, che abbiamo ed è bellissima. Il turismo della stagione invernale cerca lo sport, cerca cultura, cerca il nostro bellissimo entroterra e le nostre frazioni. Il primo mese, nei primi 20-30 giorni di inizio del nostro mandato, ci siamo proprio focalizzati sulle nostre frazioni dell'entroterra. Abbiamo ripulito tutte le aree dell'entroterra, abbiamo sfalciato le erbe, abbiamo cercato di curare nei dettagli un po' il nostro entroterra, in modo tale da avere un comune che sia tutto quanto fruibile e ben accessibile anche dal punto di vista del nostro richiamo turistico. Questo anche perché fare. Sindaco, possiamo dire al nostro turista, che sia italiano o straniero, che se c'è una giornata magari con un po' di pioggia, purtroppo quest'estate si sta facendo vedere che insomma non sempre ci garantisce il sole, anzi molto poco,
E quello non ci si può fare nulla, però possiamo offrire delle alternative, invece che il bagno in spiaggia, vedere dei bei borghi, magari andare a acquistare del basilico fresco, visto che Andorra è una zona di produzione. Cioè, ci sono le opportunità. Certamente, anche sulla valorizzazione dei prodotti tipici abbiamo anche creato le condizioni affinché al sabato mattina un mercatino si svolgesse al centro di Andorra, proprio nella zona della piazza del mercato, e questo mercatino valorizza e vende proprio prodotti tipici del nostro territorio e del nostro entroterra. Chi vende lì può solo vendere prodotti del nostro territorio e del nostro entroterra. Il famoso chilometro zero, esatto, insomma. Esatto. Quindi lo facciamo, chiaramente noi il turismo lo valorizziamo anche con la cultura, abbiamo un palazzo che è bellissimo, realizzato dalla precedente amministrazione, che è Palazzo Tagliaferro, ma abbiamo anche altre zone della città dove si può svolgere cultura, penso al nostro castello, penso ad alcune, anche alcune chiese che sono in delle zone, Conna, a Rollo, abbiamo delle zone bellissime, quelle noi le vogliamo valorizzare, le vogliamo portare avanti anche con delle attività culturali che siano sempre più di pregio e che abbiano una valenza non solo locale ma anche nazionale, e quindi questo lo porteremo avanti. Senta Sindaco, una cosa che mi viene abbastanza spontanea, lei ha citato appunto Palazzo Tagliaferro, l'amministrazione precedente. Il cambio è stato forte perché l'amministrazione precedente, guidata da Floris, è stata, mi pare, oltre 10 anni ad Andorra. Sì, quindi anche 20 forse. 20 anni forse, perché sì, tra prima... Sì. Amministrazione presente, amministrazione infatti, quindi insomma possiamo dire che è stata una svolta abbastanza epocale, e comunque ci si aspettava, come quasi sempre accade, una sorta di rivoluzione, anche con cambiamenti all'interno della macchina del comune, con... invece... mi pare di vedere che non stia accadendo nulla di politicamente sconvolgente, mettiamola assolutamente così. L'ho dichiarato e l'abbiamo dichiarato esplicitamente in tutta la campagna elettorale: le cose buone che sono state fatte noi le porteremo avanti. Se c'è da migliorare qualcosa o da realizzare nuove cose, siamo i primi a metterci la faccia e a farlo. Quindi io non guardo indietro, anzi porto avanti quanto di buono è stato fatto. Quindi senza nessun tipo di disagio per nessuno, cerchiamo di guidare la macchina nel miglior modo possibile, realizzando delle cose che abbiamo in mente, alcune delle quali ne abbiamo parlato in campagna elettorale, alcune le sto dicendo ora, ad esempio un ragionamento sul porto, un ragionamento sul collegamento della passeggiata a mare, tutta una serie di iniziative, che la realizzazione finalmente di Villa Laura, che verrà portata a compimento, se ci riusciamo, entro Natale adesso 2016. Poi i progetti magari li approfondiamo, esatto, un pochino meglio, perché quindi vale noi non vorremmo tornare indietro, ma vogliamo andare avanti. Ma lo vediamo anche però in termini di strutture, nel senso di personale. Certamente. Ora è chiaro che ci vuole tempo per un'amministrazione per capire anche tutta una serie di situazioni, ma io ho trovato un comune che è molto costituito da persone molto competenti, quindi chi ha scelto le persone ha scelto bene, io questo lo apprezzo, e quindi non ci saranno grossi cambiamenti. Certamente qualcosa verrà cambiato, non si potrà mantenere tutto, ma tutto nel rispetto delle persone, delle regole, delle caratteristiche di ognuno, quindi... possiamo, ecco, stare tranquilli. Ecco. Sì, insomma, non ci sono rivoluzionari tagliatori di testa, ecco, questo no. È il concetto molto, molto chiaro. Il rapporto invece, uscendo appunto, visto che ha parlato di rapporto con i cittadini, eccetera, il nostro territorio, Ligure, anche se noi Liguri veniamo considerati piuttosto avari, piuttosto, io dico, parsimoniosi, mettiamola così, in realtà in Liguria e nel nostro ponente, nella testimonianza, c'è tanto associazionismo, voglia di collaborare, di fare senza interesse, perché chi lavora per un'associazione lo fa gratuitamente, è volontariato puro. Andorra anche ha delle realtà in questo senso molto belle. Moltissime. Voi vi siete aperti anche verso l'associazionismo, dico, può essere nel sociale come anche nelle manifestazioni estive, perché molte volte le associazioni possono essere un aiuto laddove non ci sono i fondi per fare tante cose. Mi permetterei quasi di dire che coi tempi in cui ci troviamo le associazioni quasi si sostituiscono all'ufficio turismo, e questo non significa che l'ufficio turismo non svolga il suo lavoro. Beh, certo. Anzi lo svolge egregiamente, ma le associazioni sono un vero supporto per la nostra città, credo che lo siano in tutti i comuni. Andorra abbiamo la fortuna di avere delle associazioni di eccellenza, e questa
questa associazione di eccellenza delle volte ci svolgono delle manifestazioni turistiche, culturali, sportive o ricreative che nulla hanno da invidiare a alcuni operatori del comparto turistico. Quindi noi queste eccellenze le vogliamo valorizzare, anche perché le associazioni di Andorra portano fuori dalla città quanto di buono viene fatto ad Andorra, quindi è anche un modo per valorizzare il nostro territorio. Quindi noi le associazioni le stiamo aiutando a svolgere bene la loro attività, chiaramente senza fine di lucro, e le stiamo anche aiutando facendo tutta una serie di iniziative. Una delle ultime iniziative che abbiamo fatto è proprio quella che è passata mercoledì scorso in Consiglio Comunale, dove abbiamo dato la possibilità di pagare il suolo pubblico alle associazioni che operano ad Andorra solo nei giorni in cui effettivamente utilizzano quel suolo pubblico, quindi senza considerare il periodo di montaggio e di smontaggio delle varie attrezzature per svolgere l'evento. Perché? Proprio perché le associazioni aiutano anche noi, aiutano anche l'ente comune a riempire delle date e a fare turismo. Noi quest'anno siamo riusciti, pur trovandoci un calendario abbastanza scarno di iniziative, siamo riusciti a riempire il calendario delle manifestazioni turistiche anche con alcune iniziative di qualità, anche utilizzando alcune buone associazioni che operano sul nostro territorio. Signore De Michelis, lei accennava a dei progetti, forse è il caso di scendere un po' più nello specifico, anche perché sarebbe stato giustificabile parlare solo di progetti in questa trasmissione, trattandosi di 2 mesi di amministrazione. Mi sembra che invece insomma, qualche cosa già di concreto sia stato messo sul tavolo. Allora vediamo anche però di traguardare quello che volete fare, perché ovviamente il 99% delle cose che avete in mente sono tutte ancora da fare. Certamente. Questo mi pare ovvio. Certamente. Noi l'obiettivo nostro chiaramente è realizzare il mandato elettorale, quindi il programma di mandato. Faremo rispettare le promesse, rispettare come le si promesse dire. Lo faremo, anzi io sto già facendo degli spunti alle cose che stiamo realizzando, perché proprio mi piacerebbe ogni tanto parlare con i nostri elettori e far vedere cosa già siamo riusciti a fare. Diciamo, in un'ottica più ampia, noi crediamo nella concezione che Andorra sia una sola. Noi abbiamo questo problema che il fiume di Andorra, il torrente Mero, il nostro bellissimo torrente, divide la città in due parti. C'è una parte della città un po' più fortunata, che è quella diciamo più centrale, e una parte un po' meno fortunata. Stiamo lavorando per creare una situazione dove la città sia una sola e unita all'entroterra. Come lo vogliamo fare? Certamente realizzando il completamento della nostra area mare, quindi diciamo la passeggiata verrà completata a prescindere dal complesso dell'Ariston, quindi noi la completeremo lo stesso a prescindere dalle vicende che sta subendo o che subirà il complesso dell'Ariston. Sappiamo che è una vicenda controversa che va avanti da anni, molto lunga, esatto. Purtroppo sì. Cioè, rimane questo, è uno scoglio proprio in questo momento, potrebbe essere una risorsa, paradossalmente uno scoglio, esatto, immenso. Esatto, e anche questo porto che noi abbiamo, che deve diventare a completa vocazione turistica, io ho indicato alcune persone alla guida di quel porto proprio per sviluppare alcune tematiche che servono a renderlo più vicino alla nostra città. Quindi avremo le persone che potranno ad esempio camminare sopra il porto e potranno vedere le nostre bellezze anche da questa angolazione. Avremo sicuramente in futuro un porto turistico e commerciale, quindi con la possibilità magari anche di avere più commercio, quindi avere un porto un po' più in movimento, magari spostando nella zona di Ponente, se ci riusciremo, un piccolo punto nautico attrezzato che serve per le piccole imbarcazioni, spostando di là magari la parte un po' meno turistica, quindi la parte più commerciale, industriale. Ma noi abbiamo anche in progetto la realizzazione, il completamento della nostra nuova struttura, che è quella casa che c'è ad Andorra, che è Villa Laura, che è nella zona, per capirci, di centro città, dove c'è quella bella fontana. Villa Laura probabilmente sarà realizzata entro fine 2016, che troverà in quella casa troverà spazio una sala multifunzione, quindi polivalente, dove potremo sposare le persone, dove potremo fare dei convegni, ma potremmo anche darle in utilizzo alle associazioni o a chiunque voglia utilizzare quest'area. Pensiamo di mettere al piano terra l'Uni 3 e l'ufficio informazioni turistiche, mentre rimarrà Palazzo Tagliaferro una zona a vocazione culturale. E pensiamo anche di, in un'ottica anche di un futuro che vedrà sempre di più l'ambiente in prima fila e un po' meno
diciamo così, le auto e i mezzi a motore, pensiamo di realizzare una pista ciclabile che colleghi la nostra passeggiata a mare con la zona di Molino. Gli uffici stanno già lavorando per tracciare un disegno che noi le abbiamo indicato e ci siamo quasi, quindi io credo che fra poco cominceremo a vedere i primi stralci di questa piccola pista ciclabile, che però si estenderà già per parecchi chilometri. La realizzeremo inizialmente, diciamo, con delle strisce, quindi faremo delle strisce di 2 metri e andremo fino all'entroterra, e dopodiché a mano che verranno realizzate le opere, e poi potremo fare la piantumazione e quindi migliorarla per arrivare poi a unirla alla zona di Area 24, dove sapete che l'ex tracciato della ferrovia porterà poi una pista ciclabile, una delle più lunghe d'Europa, e noi vogliamo proprio che le biciclette che utilizzano quella pista ciclabile arrivino ad Andorra, sbaglino strada, si perdano, entrino nella nostra città e ci portino economia, perché noi vogliamo essere pronti quando ci sarà il rilancio dell'economia in tutta l'Italia, non sfrecciare con la bici ad accogliere in mezzo a Andorra a tirare dritto. Esatto, insomma. Noi vogliamo fermarli qua, li vogliamo un po' far perdere per la nostra città, fargli vedere le nostre bellezze. Con i soldi come fate? Allora, noi abbiamo un buon bilancio, però vi devo dire che anche il nostro bilancio ha dei problemi, come tutti i bilanci d'Italia. Chiaro che il comune è virtuoso, ma molte persone non riescono ad arrivare alla fine del mese, quindi bisogna unire molto il problema dell'ente comunale col problema dei cittadini. È chiaro che bisogna anche cercare di liberare qualcosa in favore dei nostri cittadini, perché i cittadini qui ci vivono. Il famoso welfare, esatto, o assistenza sociale, che dir si voglia, ma insomma l'aiuto a chi ha necessità. Lei consideri che io ho un altissimo numero di persone che chiedono di essere da me ricevute, una grandissima parte di questo numero di persone ha un problema di tipo sociale, che è un problema di ricerca di lavoro, è un problema di ricerca di una casa, ma più semplicemente ha un problema di pagare una bolletta. Siamo proprio al punto in cui alcune persone non riescono a svolgere l'ordinaria amministrazione, quindi il normale pagamento anche di una bolletta. Quindi c'è un ufficio che si occupa solo di quello e che è molto competente e che sta cercando di adottare tutti quei meccanismi che siano un po' idonei a dare un po' di respiro anche a queste persone che ne hanno una necessità. Certamente c'è una graduatoria, ci sono dei bandi, e chiaramente bisogna distinguere molto le persone che veramente hanno bisogno da quelle che magari lo fanno così tanto per fare. Noi pensiamo che le persone che hanno veramente bisogno debbano essere aiutate, perché anche loro... Purtroppo magari un amministratore oggi come lei, che insomma Andorra non è una metropoli mega, mi dicono che lei riceve tanti cittadini, ho sentito così dire dalla segreteria anche, che sì, è vero, c'è un flusso abbastanza costante da quando lei è stato nominato. Credo che ci sia a volte anche la difficoltà di spiegare a un proprio concittadino che magari non si può fare, non si sa come fare, perché io capisco che si veda il sindaco come un riferimento, e giustamente lo è, però da lì avere la bacchetta magica io oggi credo che non ce l'abbia più nessuno. Ecco. Io ho riscontrato che una volta parlato con l'interlocutore, quindi col cittadino, e spiegato il problema, quindi lui esprime la sua esigenza, io dico quello che si può fare, naturalmente aiutato dagli uffici, e quello che non si può fare, io credo che una condivisione di un problema con i cittadini sia anche più facilmente compresa. Io credo che se una persona che decide di svolgere un'attività politica smette di parlare con il cittadino, deve cambiare mestiere. Ciò non toglie che uno possa svolgere il suo ruolo. Anche perché con tutto rispetto, insomma, chi fa il sindaco viene eletto, nominato dai cittadini, fino a prova contraria è al servizio dei cittadini. Al servizio della comunità non e dei cittadini. Non è che sono i cittadini che devono essere sudditi, voglio dire, del sindaco. Esatto. Vale, esatto. Andorra come tutto il resto del paese. Si potrebbe dire un comune al servizio dei cittadini e non i cittadini al servizio del comune. È molto difficile, è chiaro che gli amministratori pubblici, ma tutto il consiglio comunale, io parlo per la mia maggioranza, ci stiamo impegnando in questo senso. È chiaro che è più difficile, è molto più difficile, perché questo porta via anche la vita privata. Anche perché poi la politica nel passato, ahimè, purtroppo ha fatto, secondo me, uno dei gravi danni, dei danni maggiori è stato quello del cosiddetto clientelismo. Quando ce n'erano in abbondanza, è vero, se ne sono spesi, e se si poteva il sindaco piuttosto che l'assessore magari ti trovava pure un lavoro o riusciva a farti avere qualche prebenda, eccetera eccetera, e credo che la rovina di oggi sia proprio che stiamo pagando il conto
di tutto questo. Io sto parlando di decenni, non è esatto. Che parlo dell'altro ieri, che questo qui è... Oggi tutto questo non funziona più, non è che uno può venire dal sindaco sperare, né dal sindaco di Andorra né da quello di Imperia o di Sanremo, di Ventimiglia esatto. O Savona, non è che può sperare di avere o il posto di lavoro o un assegno assolutamente. A fine mese, no? Io credo proprio in questo, credo che tutti devono avere la stessa possibilità, quindi il compito di un amministratore vero che fa un orientamento al cittadino è di tirare una riga e dire... Tutti devono essere messi nella condizione di partire, poi è chiaro che il primo che arriva è il più bravo e quello avrà diritto di avere quello per cui si è fatta questa scelta. Non si può più pensare di distribuire così un po' anche come un mazzo di carte, distribuire il benessere dappertutto. Non si può più, non ci si riesce più, non è neanche a norma di legge, quindi bisogna farlo nel rispetto delle regole e nel rispetto della legge. Però invece io credo che un dialogo con il cittadino non deve mai mancare e soprattutto se si dice un no bisogna motivarlo. Allora in questo caso qua, quando uno dice un no, lo motiva, lo spiega, non ci sarà la possibilità per te oggi, ci sarà domani, vediamo di trovare un modo dove tutti riusciranno ad avere il loro pezzo di pane e andare avanti insieme, l'obiettivo di andare avanti tutti insieme per migliorare questa città. E non commettere lo sbaglio anche di dire sì a tutti i costi per non perdere un voto magari al prossimo esatto. Giro elettorale, anche perché poi è ancora peggio dire un sì che diventa un no nei fatti, voglio dire. Ormai queste cose non funzionano più, i cittadini sono molto intelligenti, hanno capito e sanno bene quello che possono chiedere e quello che non possono avere. Ecco. Sindaco, a questo punto grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie. Passati 2 mesi ci diamo appuntamento un po' più in là, noi... Siamo soliti tenere i contatti e guardare, osservare cammin facendo quello che succede. Ovviamente primo step di 2 mesi è un punto sulla situazione. Un po' più in là cerchiamo di andare poi a vedere se qualche progetto ha già preso l'avvio. Sicuramente sì, stiamo lavorando in maniera pressante, quindi sicuramente sì. Io ringrazio lei, ringrazio tutti gli ascoltatori di Imperia TV. Un arrivederci a presto e ancora buon lavoro al sindaco e all'amministrazione comunale di Andorra. Un grazie a voi per averci seguito, un arrivederci e una buona serata. Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas è anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore.